con la forza momentanea che ti può dare appunto una sostanza, questo stato di apparente disinibizione, euforia, o poi dipende appunto dalla sostanza che ti dà. Tutto questo però appunto porta poi a una dipendenza, cioè la stupefazione che appunto porta a usufruire della sostanza in maniera sempre con danni fisici e psichici molto che peggiora la situazione iniziale, quindi sto male, prendo droga, mi sento appunto all'usare la sostanza, invece è che comunque esatto, perché comunque appunto tutto il finto benessere che si prova iniziale con questo finto benessere, che invece poi porta solo a un peggioramento e anche a, dico io, una grande solitudine, perché se appunto invece apparentemente nel momento iniziale le relazioni sembrano essere facilitate, a lungo andare invece ci si ritrova comunque da soli, tutto il mondo emotivo e affettivo, oltre appunto a tutti i problemi insomma, fisici che ne derivano, a livello psicologico e a livello appunto anche emotivo e affettivo, si ritrova con una grande aridità, con un grande vuoto e quindi... perché apparentemente si prova questo, però poi la dipendenza porta a questa aridità anche nelle relazioni, sulle spalle, quindi la cura nei problemi viene anche dalla relazione che uno ha con le persone, invece sicuramente le droghe non la migliorano. Mm-hmm. Nobile poter chiedere aiuto. Vediamo un po'. Ecco, non voglio che mia figlia mi veda piangere, ma se vado magari a chiedere... Comunque... dipende in che modo, comunque in questo caso è stato fatto nella maniera sbagliata, perché comunque un artista come lui, un musicista che però ha anche a che fare con la RAI, con tutto un contesto ben inquadrato, quindi non è l'artista maledetto che comunque non ha a che fare con, cioè lavora la RAI, fa un programma in prima serata che è seguitissimo da ragazzi e tutto, sei un punto di riferimento, a maggior ragione devi stare attento. Poi dopo io ho seguito in parte insomma le interviste che ne hanno fatto, spero che si sia riscattato e che comunque abbia spiegato la condizione e adesso poi la gravità dei sintomi, comunque non spero che nelle interviste dopo si sia... Non è semplice per nessuno, per una band, insomma un gruppo che ci piace molto. Vediamo, ecco, già partito, fantastico, ottimo.